Il consigliere Grassi. Prego. Grazie. Grazie Presidente. Intervengo su questo argomento con due contributi che spero possano essere utili per il futuro e per stimolare la discussione sul tema sicurezza, anche discostandomi dai fatti recenti. Il primo punto riguarda la polizia locale. Sono passati 16 mesi dal drammatico omicidio del vigile urbano Nicolo Savarino e poco meno dalla presentazione della mozione bipartisan firmata da tutti i capigruppo, nella quale si chiedeva la completa equiparazione tra vigili e altre forze dell'ordine, con l'ingresso della polizia locale nel comparto sicurezza. La mozione aver raffigurato un momento di vicinanza al Comune verso i vigili di Milano. Scusate. Posso finire l'intervento? Non interrompiamo, per cortesia. Prego. La mozione aver raffigurato un momento di vicinanza del Comune verso i vigili di Milano. Ma dato il tempo trascorso senza alcuna ricaduta pratica e a maggior ragione dopo la notizia dei rinforzi in arrivo, che non faranno che confermare l'esistenza di una situazione complessivamente deficitaria, penso sarebbe un nuovo segnale di concreta vicinanza nei confronti del Corpo dei Vigili di Milano, aggiornare il Consiglio e di conseguenza i diretti interessati e la cittadinanza tutta su quanto sia stato fatto sinora per dare concreta attuazione a questa mozione. Il secondo, invece, riguarda la chiusura della sezione di Malpensa della Direzione Investigativa Antimafia, poco dopo le affermazioni del Premier Letta, tra l'altro, sul rinnovato impegno nei confronti della lotta alla criminalità organizzata in relazione all'Expo. Questo avvenimento non fa che riproporre il tema della distanza tra le istituzioni centrali e le esigenze di chi il crimine lo contrasta sul campo. La DIA, in particolare, rappresenta uno dei pochi esempi di struttura interforze, ed è su questo termine, interforze, che vorrei porre l'attenzione. Uno dei problemi principali che affligge gli addetti ai lavori delle varie forze dell'ordine è infatti la mancanza di coordinamento, alla quale sono spesso attribuiti deficit di efficienza complessiva del sistema. Se è vero che un completo coordinamento sarebbe qualcosa che richiede profonde modifiche normative e logistiche, c'è da dire che nessuna legge vieta di sperimentare protocolli volontari di coordinamento a livello locale. Noi riteniamo che proprio il Comune di Milano, in occasione di Expo, possa avere la forza contrattuale per proporre un protocollo del genere, che possa avere funzioni da apripista, proponendo in termini sperimentali e molto pratici quel coordinamento interforze che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, oggi manca. Io concludo il mio intervento, sono stati puramente due contributi pragmatici. Spero di avere risposta per quanto riguarda la prima domanda, cioè sull'aggiornamento della mozione per l'equiparazione dei vigili alle altre forze dell'ordine e soprattutto per quanto riguarda il coordinamento locale delle varie forze sul nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Calire, la parola al Calise.